Lancio un missile là. Ah, eccoli là, eccoli. Ah, oh, questa è una cosa spaccata. Ma che cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Però è solo un obiettivo tra i tanti, in questa missione. Ancora, ancora sti maiali. Ancora sti stronzi. Dove siete? Dove siete? Ah, eccoli qua, eccoli qua. Eccoli qua un paio di balle, eccoli là. Sono sopravvissuti. Vai, spacca tutto, spacca tutto. Guarda, guarda che si nascondono nella giungla. Guardali, maiali, guardali. Guardateli con attenzione come si... mamma mia. Allora, attenzione, che più controllo e più sto sclerando. Sto veramente sclerando. Questo gioco... Dici, prendo un gioco, che cazzata che sarà. Compro così un giochino indie. No, ragazzi, no, porca miseria. E questo... Diamo un pochettino... Indie, questo si prende, però... Diamo un pochettino di valore anche a queste cose. Allora. Sei fermo. Proprio non è che dici. Ecco, mi sto schiantando qua. Poi ripeto. Ripetiamo sempre. Non è che dico faccio la zoomata telemetrica con il teleriscaldamento lì, come cazzo si chiama, e controllo e miro da prestazioni con qualsiasi mira, come un qualsiasi fucile. No! Ricordiamo che non lo sto facendo apposta, eh? Ricordiamo che se ci sono dei problemi sono oggettivi. Perché qua controllare questa cosa è difficile, no? Mentre uno sta guidando, sta pilotando, nello stesso tempo deve, quindi controlla anche che non ci siano, che non ti stai schiantando, che non stai precipitando, eccetera. E quindi sono cose un pochino da gestire, eh. Qua lancia un po' di missile a muzzo. E ci mette 3 minuti a ricaricarmi i missili. 3 minuti, ragazzi. Dai, dai, sta precipitando! Blu! Precipitato di brutto, ecco, queste le cose. Ogni tanto perde il controllo. Peccato che hai tre tentativi, ben tre tentativi per riuscire a completare tutte le cose, eh? Quindi attenzione, sono andate così, prendere un pochettino di quota per evitare di schiantarsi brutalmente e andare a cercare un pochino di stanare con questo cavolo di fucile da panico, ok? Qua mi stanno sparando di tutto. Però sono nascosti nella vegetazione, non si capisce un cazzo. Porca miseria. In realtà l'obiettivo è quello di fare vedere alle persone che sclero, eh? Che sclero. Quando le cose sono frustranti come questa, nonostante sia un bel gioco, io devo sclerare, necessariamente, come sclererebbe tra l'altro qualsiasi essere umano fisso, no? Qualsiasi essere umano con caratteristiche umane. Perché di fronte a questo sclero, un essere umano non può fare nient'altro che sclerare. Cioè, ragazzi... Insomma, qua non stiamo a criticare il gioco, perché il gioco è figo, eh? Il gioco è sicuramente, soprattutto per gli amanti di air assault, di elicotteri, di battaglie aeree, è la figata. Anche se avrei preferito, non so, perché qua, in queste prime missioni, almeno sono le prime missioni, quindi non so che cosa ci sarà di altro in futuro, no? Quindi magari
delle battaglie aeree, cioè io elicottero contro un altro elicottero, non sempre in questo modo mi posiziono su un punto e vado a spaccare le truppe di terra. Dei combattimenti aerei reali sarebbero anche buoni, però l'ho sparata così perché ovviamente è la terza missione e quindi non sappiamo che cosa ci aspetta il futuro, quindi non diamo pregiudizi subito, quindi vediamo un pochino se riesco a completare questo cazzo di obiettivi, soprattutto se riesco a spaccare il culo a queste merde che non ci riuscirò mai perché sono dei stronzi, guardateli come si... io lancio missili ovunque. Ecco. Lanciamo anche un po' di missili anche se sono belli lenti. Oh. Guardali lì. Guardali là, è arrivato un bel missile. No, sono una picco, mi hanno colpito di brutto. No. E mi hanno spaccato il motore, ma che cazzo. Si è bloccato tutto, no? Ma porca puttana, come si fa? Allora dammi il game over, non come lo lasci così col motore spaccato. Che mi metto a spaccare qua? Allora, fai uscire l'omino, fai uscire il pilota. Come cazzo ho fatto a completare una cosa così? Cioè, ma... Allora, o questa cosa è buggata o è buggata. Mi stanno sparando di tutto e continuo a sopravvivere. Fammi scoppiare l'elicottero così mi... Ecco, fammelo scoppiare così riprendo. Cioè, ma è assurdo, ma ragazzi. Dov'è che devo andare ora? Ah, devo seguire l'indicatore. Intanto mi stanno sparando di tutto. C'è l'inferno. Che mi sta bucherellando al culo, c'è di tutto, però questo elicottero continua a resistere per adesso, anche se c'è qualche rischio di RPG che mi sfondi di brutto, però resistiamo. Vuoi spingere un minimo di più? Attenzione, piano però, piano. Ma che cazzo però, mi dice di andare lì. Se mi dice di andare lì, io vado lì. E non è che dici, mi abbasso di quota lentamente, così. Poi come, con questa visuale è anche difficile riuscire a vedere che cazzo sta sotto, a vedere se sto centrando il landing zone. Ma ragazzi! Ma vedi che Pinocchio, ma... Allora, coraggio! Vuoi atterrare qua? A terra, ferma qua! Oh, alleluia, alleluia, missione completa, è stata un'impresa ragazzi, una impresa. Magari ci vediamo, un'altra missione, un'altra, ancora un'altra devo farne, sto sclerando. Comunque, il gioco spacca i culi, Ho parlato troppo perché è veramente da sclero. Però lo sclero di questo tipo si può superare con facilità, bisogna fare un pochino di allenamento, però l'allenamento per voi, perché nel mio caso sono irrecuperabile, quindi comunque sia allenamento o non allenamento non migliorerò mai la situazione, quindi sarò sempre nella fase Nabus Maniacalis, quindi attenzione che questo gioco non è da sottovalutare,
non so se c'è anche per console, ma comunque una capatina io ce la farei.